Siamo con il più giovane partecipante del campionato d'inverno Mountain Bike Wisp, Sergei Alessandro Pecchia, vincitore della categoria allievi e vincitore anche di tutte le prove a cui ha partecipato. Sergei, com'è andato questo campionato? Molto bene, sono arrivato primo perché ero da solo, poi secondo perché ero con un altro bimbo e primo di nuovo. Com'è nata la passione per la mountain bike? Me l'ha messa nel cuore il mio babbo, con un nonno che mi ha regalato la prima mountain bike. E il mio babbo ha cominciato a portarmi in mountain bike e mi è presa questa passione. Quanti anni hai, Sergei, e dove ti piacerebbe poter arrivare? Ho 14 anni Che risultati ti piacerebbe ottenere in mountain bike? Arrivare un po', fare due giri e arrivare terzo, secondo, qualcosa. Ricordiamo, Sergei corre con il Freebikers pedale Folloni Chiese. Com'è stata l'esperienza, al di là delle vittorie, di correre con tanti corridori adulti? All'inizio un po' terrorizzante perché pensavo di non farcela, ma poi ce l'ho fatta e non mi sono arreso. Si è concluso il campionato d'inverno Mountain Bike Wisp, siamo con uno dei vincitori della categoria Elite Master, Federico Bartolucci, Team Scott Pasquini. 5 gare, 5 belle gare, oggi com'è andata? Sì, anche oggi era una bella gara, tutta da spingere un po', non c'era tantissima roba tecnica, comunque percorso abbastanza bellino. Io vengo da 4 settimane di carico, per cui oggi ero veramente stanco, non ero proprio in condizioni, diciamo, per fare una gara. Però sì, è arrivata la prima maglia, speriamo in quella più importante al primo di luglio. Quali saranno i prossimi appuntamenti in questa stagione? Inizieremo ora tra 2 settimane i circuiti, quelli facciamo noi del Colline e del Coppa Toscana, e poi l'appuntamento chiave il primo di luglio, l'Italiano Marathon. Questo campionato d'inverno Mountain Bike Wisp nel complesso è stato bello, 5 gare molto partecipate e anche un ottimo livello tecnico. Sì, c'è sempre un buon livello, Federico sta andando veramente forte, sempre sugli 80-100 partenti, quindi vuol dire che le gare sono belline. Claudio Fanciulli, uno dei vincitori del campionato d'inverno Mountain Bike Wisp, ha conquistato la maglia nella categoria M1 e un altro bel secondo posto assoluto, oggi un'altra bella prestazione. Sì, oggi è stata un'ottima prestazione, sono arrivato secondo assoluto dietro a Federico Rispoli e niente, si è concluso oggi il campionato, bene, ho vinto la maglia di campione provinciale invernale, anche se diciamo sono sempre stato solo nelle ultime prove, però quello che importa per me è l'assoluto, sono arrivato sempre fra i primi 3, diciamo. E niente, è stato un bel percorso, anche il tempo è stato clemente e nonostante un po' di fango è stata un'ottima prova, ho visto i ragazzi tutti divertiti all'arrivo e siamo contenti così. Siamo a febbraio, ma poco fa dicevi che per te la stagione sta per finire, si può dire che comunque è stata una bella prima parte di annata. Sì, un'ottima parte, ho ancora 2 mesi buoni di gare, da ora in poi siamo a tutto fuoco, cerchiamo di non perdere più una gara e ora l'obiettivo nostro è la Gran Fondo, il 25 marzo, e cerchiamo di far bene sia come squadra sia io come persona individuale, cercherò di replicare perlomeno la top 10 dello scorso anno. Chi è il favorito per questa Gran Fondo? È il favorito? Allora, credo se la potranno battere Mirko Balducci con Federico Rispoli, che conoscendo bene il percorso di sicuro gli darà filo da torcere a Mirko. Aldo Bizzarri, iMod Bike 4 Elements, conclude la grande questo campionato d'inverno Mountain Bike Wisp con la maglia di vincitore. Sì. Aldo, un'altra bella prova oggi. Sì, ci siamo divertiti, è bella giornata, nonostante i prezzi del tempo dassero, insomma, tempo infausto, è stata alla fine una giornata discreta, un po' freddino, ma niente di che. Sono 2 mesi che vai alla grande, sempre grandi prestazioni, oggi un altro ottimo piazzamento. In linea con le prestazioni delle volte scorse, più o meno sempre lo stesso livello. Corsa veloce, anche oggi, tratto iniziale era tutto da spingere, un po' fangoso, quindi era reso complicato da questa cosa, però insomma, come le altre volte. Come prosegue adesso la stagione? Ma ora mi sono iscritto al circuito del Tosco Laziale, farò la Gran Fondo dell'Argentario il 25 marzo e vediamo, dai. È rientrato anche Fabianelli, un aiuto in più tra, sì, compagni di squadra. Ho fatto un gioco di squadra oggi, Fabianelli ci aveva davanti Brandini a poca distanza,
abbiamo provato a rientrare, però poi Brandini andava di più, non ce l'abbiamo fatta, insomma. Michele Caselli, MBM Le Querce, uno dei vincitori del campionato d'inverno mountain bike WISP, si è imposto nella categoria M3, un bel circuito. Un bellissimo circuito organizzato in maniera eccellente da tutte le società e il livello anche dei partecipanti secondo me si è anche alzato, e un bel circuito veramente. Per essere l'inizio di stagione, sì. C'era un po' di preoccupazione meteo per quest'ultima tappa, sì. Però alla fine freddo non è stato, un po' di fango, ma ci sta. Il fango nella mountain bike non dovrebbe mancare mai, è sempre ben accetto nella mountain bike. Tra l'altro una serie di gare, oltre che partecipate, anche di qualità, perché ci sono sempre stati vincitori importanti. Sì, importantissimi, anche il secondo del Balducci, che ha vinto ora questo... Ieri il campionato italiano, ha sempre vinto quasi tutte le corse qui del nostro circuito, quindi il livello è molto alto. Adesso come proseguirà la stagione? La stagione prosegue con le colline toscane, sempre di mountain bike, e anche con la squadra vorremmo partecipare alle colline di su strada, sempre colline toscane su strada. Andrea Bassi, uno dei campioni in questo campionato d'inverno mountain bike WISP, vincitore della categoria M4, oggi un'altra bella prova. Oggi l'ultima prova, un'altra bellissima prova, è stato un campionato d'inverno molto bello, organizzato molto bene, mi sono divertito tantissimo e fortunatamente sono riuscito anche a vincere la mia categoria. Oggi, nonostante tutto, l'acqua... ma un po' di fango, il percorso era molto carino, vallonato, non tantissima salita, quindi un percorso da spingere. Quest'anno un bel circuito. Sono riuscito ad andare bene e vincere la categoria. Quest'anno un bel circuito, tanti partecipanti fino all'ultima prova. Un bel circuito, tanti partecipanti, veramente un campionatino d'inverno organizzato molto bene. Complimenti. Andrea Bassi non ha bisogno di presentazioni, uno dei dei volti storici del gruppo. Come prosegue adesso la stagione? La stagione ora mountain bike un pochino la metto da parte e continuerò a correre, comincerò a correre più seriamente su strada. C'è un obiettivo particolare da raggiungere quest'anno? C'ho campionati italiani in Vigili del Fuoco, tra l'altro il 1 maggio alla 10 Colli a Bologna e il 20 maggio in mountain bike a Castiglione della Pescara. Siamo con Alessio Brandini, uno dei vincitori del campionato d'inverno mountain bike WISP, che ha conquistato la maglia nella categoria M5 e un altro podio assoluto, oggi un'altra bella gara. Sì, oggi è stata una bellissima gara, un po' viscida, però il terreno ha tenuto bene e niente, quando Federico Rispoli è partito, che ha fatto il secondo scatto, con Fanciulli dietro ho provato a tenere le ruote, sono rimasto un po' con Fanciulli, siamo andati via in tre e poi dopo Rispoli, grande atleta, allungato. E mentre Bartalucci è rimasto un po' indietro e comunque ecco, poi all'arrivo siamo arrivati in sequenza come nello scatto, primo Rispoli, secondo Fanciulli, terzo io e poi dopo il resto del gruppo, e è stata una bellissima gara, molto tirata, e finito il campionato con una grande soddisfazione di averlo vinto. Oggi deve esserci probabilmente anche tempo più brutto di quello che poi c'è stato, ma Alessio Brandini, nonostante arrivi da San Quirico d'Orcia, non è voluto mancare, è ormai sempre presente in provincia di Grosseto. Sì, 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 ho tenuto fino alla fine, nonostante il tempo non fosse elemente, perché già a casa nostra nevicava stamani mattina, però ormai fino in fondo, fino alla fine. Alessandro Castellucci, Team Bike Perin, vincitore di questa maglia nella categoria M6 nel campionato d'inverno mountain bike WISP, un bel circuito. Un bel circuito, molto bello, ben organizzato, ci sono state parecchie presenze durante tutte le gare, organizzate in un modo davvero impeccabile, a differenza di qualche anno, quest'anno ci sono la possibilità di fare le docce, hanno fatto dei bei rinfreschi alla fine delle gare, e fortunatamente il tempo ci ha aiutato sempre durante queste 5 manifestazioni che abbiamo fatto e è andato tutto bene. Soprattutto per me, che sono riuscito a vincere sta maglia che ci tenevamo come Team Bike Perin. Categoria M6 è una delle categorie dei meno giovani, no? Tra virgolette si può dire. Degli anzianotti. Però la passione non manca. Assolutamente no, se mancasse la passione finirebbe tutto. Dove si trova la voglia comunque di continuare ad andare in bici, di proseguire con questa passione?
Ma la voglia uno la deve avere dentro, è ovvio che per coltivare questa passione bisogna fare molti sacrifici perché la vita, il tempo, il lavoro ti porta via tutto, la famiglia, si sacrifica purtroppo la famiglia, delle cose per coltivare questa passione che per la mountain bike in particolare è stupenda. E come proseguirà adesso la stagione? Adesso ci dedichiamo come team e personalmente per le Gran Fondo, iniziando da Monteriggione, proseguendo con l'Argentario e facendo il circuito autoscolaziale. Giorgio Puccini, vincitore del campionato d'inverno mountain bike qui nella categoria M7, un bel circuito, com'è andata questa? È andata bene, quest'anno erano 5 prove invece di 4 come erano l'anno scorso. I percorsi sono bellini e abbiamo deciso di ritornare anche quest'anno perché l'abbiamo fatto già da 2 anni che si fa questo campionatino. È bellino, i premi sono validi, la gente è cordiale, è organizzato bene e ci ritorneremo anche il prossimo anno, magari con tutta la squadra. Stiamo parlando con il vincitore, diciamo, meno giovane di questo Meno circuito, no? giovane, sì, Perché meno lo giovane. sport è per tutti. Lo Meno giovane, è vero. sport è per tutti, la passione non ha età. No. E come proseguirà adesso la stagione di Puccini e del Cecchita Day? Oddio, le attività sono tante quelle che svolge il gruppo. Comunque noi, diciamo, io, mia figlia e qualche altro amatore un po' più tranquilli, facciamo il Colline Toscane, Coppa Toscana e l'MTB Tour Toscana. A chi va dedicata questa vittoria? Ma vorrei ringraziare come sempre il negozio Bike Point Canino che mi dà il mezzo. La Torpado Matador S per tutta la stagione, ottimo mezzo, sempre preparato a puntino e ringrazio veramente lui che è una grandissima persona. Andrea Foglietta, Orbetello Bike Tribe, organizzatore dell'ultima tappa del campionato d'inverno Mountain Bike Wisp, si conclude un circuito intenso, circa 400 partecipanti, anche oggi è andata bene. Benissimo, ci ha sorpreso un po' questo tempo che pioveva, nevicava, cioè ha dato, non so, davvero debutte. Previsioni, ma è andata una bellissima giornata. Il freddo si è fatto sentire, ho visto diverse facce provate all'arrivo, però ho visto tutti abbastanza contenti. È stata anche una bella gara di qualità, diciamo, ha vinto Rispoli che è andato benissimo in tutto questo Sì, il percorso circuito. non era molto tecnico, però era abbastanza scorrevole. Il fango ha creato qualche insidia in più, insomma. Come prosegue adesso la stagione di Orbetello Bike Tribe? Ci vede impegnati il prossimo mese con la seconda tappa del Talamone Quiz on Fire, che per il secondo anno ci vede con la gara di enduro. L'anno scorso, insomma, eravamo un po' agli esordi, quest'anno vediamo di migliorarci, insomma, se ci riesce. Dello Bike Tribe è una società nata da poco, ma che insomma cerca sempre di. Ci impegniamo molto, vediamo, cerchiamo sempre di fare qualcosa, naturalmente si cerca di evitare gli errori, ma insomma, di gioventù ci stanno tutti, insomma.